Quando c'è una catastrofe, un trauma, il primo elemento è il senso di confusione e di solitudine, quindi di promuovere fra di loro, con gli insegnanti, soprattutto con le famiglie, un dialogo, una vicinanza che possa essere un iniziale spazio elaborativo di, per fortuna, un singolo lutto. Però ad altissimo significato simbolico, perché la dinamica dell'incidente, la presenza degli altri compagni, il fatto che fosse una persona bravissima, che la scuola era molto traumatizza un intero istituto, a partire ovviamente dalla sua classe, dai compagni presenti, dalle famiglie, e credo più in generale sia un evento evocativo per l'intera comunità marchigiana. Quindi in questo senso non è un'emergenza della protezione civile, ma è un intervento di promozione della salute all'interno di un evento drammaticamente simbolico e evocativo. Una tragedia del genere come può diventare esempio, tra virgolette, in positivo, cioè prestare massima attenzione? Non è il primo caso di incidenti del genere? Diciamo che la nostra dimensione è sempre quella nel cercare di limitare i danni sostanzialmente che la realtà ci pone. La realtà, con incidenti stradali, situazioni, morti improvvise, traumi, è in continuazione in movimento in questo senso. Certo, questa volta particolare, la sensibilità particolare del preside, l'attenzione alla sua scuola, visto che c'era una situazione molto difficile di confusione e di accoglienza a cui bisognava dare un supporto di vicinanza. Abbiamo, ahimè, una certa esperienza nell'essere vicini a questi momenti, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo fatto una piccola assemblea, saranno gruppi elaborativi qualora i ragazzi lo richiedano, e ovviamente se il preside lo richieda faremo con le famiglie anche come comportarsi, insomma un pochino un percorso di vicinanza ai singoli genitori o alle famiglie più in generale. C'è anche un precedente, che è quello di Corinaldo, per quello che riguarda, diciamo, un prodotto collettivo per i ragazzi. Lì però eravamo in una condizione di catastrofe in cui i normali mezzi non sono sufficienti, insomma, quindi si è attivata la protezione civile, c'è stato un massiccio impegno, eccetera. Qui fortunatamente ben due associazioni, la Croce Rossa e la SIPEM, sono intervenute volontariamente sin dai primi momenti, in quanto a conoscenza dei singoli insegnanti, del preside, eccetera. È ovvio che noi altri, appena informati, siamo venuti a fare il nostro compito, che è quello di coordinare gli aiuti gli aiuti psicologici in questo tipo di situazioni. Lei ha parlato con qualcuno dei ragazzi che ha assistito alla scena? Ecco, questi sono dati sensibili che sarebbe meglio, a cui non posso intervenire. Ho parlato con l'assemblea, ho anche ragazzi che sono amici di me, scusate, amici dei miei figli, insomma, presenti qua, quindi no, certo che è una cosa che ci attraversa, non è che è evidente che i primi momenti sono momenti in cui ciascuno esprime il proprio dolore come meglio crede. Ecco, quello che noi possiamo assicurare è una vicinanza, e cercare di dare più forza possibile agli insegnanti, che ovviamente dovranno nel tempo aiutare la crescita di questi ragazzi, e quel pochissimo che contano, utilizzare le nostre tecniche per promuovere comunque uno sblocco, insomma evitare che si ritirino, questa è la cosa nostra. I nostri servizi poi per qualsiasi difficoltà sono presenti. Vogliamo fare anche un appello ai cosiddetti odiatori del web, prima di emettere giudizi su qualcosa che insomma sta anche coinvolgendo la famiglia? Ma questo è il web, questa è la natura del web, che dà sprigiona qualsiasi elemento, tanto è un mondo virtuale, lì si può fare di tutto. È un po' difficile promuovere questo tipo di cose, è una novità a cui noi non eravamo, che non c'era in passato. Alcune persone, per come possono, esprimono tra virgolette la loro vicinanza, ma qualcuno può in maniera terribilmente aggressiva, giudicante. L'unica cosa che proprio non serve è la colpa, l'esclusione,
la creazione di capri espiatori, la psichiatrizzazione di questo tipo di cose che proprio sono purtroppo disgrazie infinite che la religione da 2000 anni accoglie, in cui non ci sono risposte e nessuno ha la verità in tasca. Insomma. Quello che è importante è la vicinanza.